L'ultima vittima è il povero Plinius, cane dato in adozione, che è arrivato in rifugio dopo essersi preso un pallino sparato da un cacciatore. Ma dal rifugio di Presina, Piazzola sul Brenta, sono già passati 5.000 cani, di cui il 90% dati in adozione entro un anno. Insomma, un rifugio temporaneo e non un deposito a lunga scadenza, che domenica dalle 15 alle 19 vedrà la festa indirizzata ai tanti che hanno già adottato un quattro zampe, ma anche aperta a chiunque voglia bene agli animali. Un rifugio a forte vocazione sociale, perché tra i volontari ci sono anche chi è affetto da ludopatie, chi sconta una pena alternativa, giovani in attesa di lavoro, tutti disposti a rendersi utili, ma anche a ricevere affetto dagli animali, cosa che aiuta a riempire il cuore di molti. E domenica l'attenzione sarà rivolta anche ai cani anziani, che possono dare moltissimo alle famiglie che vorranno adottarli.